la fine dell'Unione Sovietica. Di solito si adopera questo termine storiografico un po' approssimativo. Io penso che in realtà o non è mai nata o non è mai finita, nel senso che tutta la storia settantennale dell'esperienza dell'Unione Sovietica è una storia di trasformazioni, dal iniziale comunismo di guerra, la NEP, la guerra ai culacchi, la guerra patriottica, la ricostruzione, la destalinizzazione, le riforme economiche di Kosygin, l'era Brezhnev, Gorbaciov, la perestroica e poi la caduta, potremmo dire, di una quinta teatrale e la sostanza che nel frattempo si era trasformata è venuta fuori. Per cui c'è una continua modificazione. L'Unione Sovietica è oggi la Russia di Putin, cioè una grande potenza creata dall'esperienza comunista, dall'esperienza, se vogliamo, anche della guerra fredda e probabilmente subirà ulteriori trasformazioni. Questo vale per la storia russa, ma potremmo dire vale per la storia francese dell'altra grande rivoluzione. Mi riferisco ad un libro, secondo me, fondamentale come quello di Tocqueville, L'Ancien Régime et la Révolution, che è centrato sul concetto della continuità. Lo Stato centralista da Luigi XIV a Robespierre a Napoleone è la storia della Francia. Quindi lasciamo ai gazzettieri dire che è cambiato tutto, la libertà, la controlibertà, tutte queste parole vuote e cerchiamo di capire la storia nel suo farsi. Il crollo dell'Unione Sovietica avvenuto il 26 dicembre 1991 ha completamente cambiato lo scenario geopolitico mondiale. È stato sicuramente uno dei due o tre eventi più importanti dello scorso secolo. È crollato l'ordine della guerra fredda, cioè quel sistema di pace in Europa che era legato alla divisione del nostro continente fra un impero americano, sia pure informale, e un impero sovietico molto più formalizzato attraverso il patto di Varsavia e quant'altro. Contemporaneamente è entrato in fibrillazione tutto lo spazio che va dall'Asia centrale fino all'estremo oriente, con un enorme vantaggio per la Cina, che si è vista spalancare la porta di quell'immenso spazio grazie alla decomposizione dell'Unione Sovietica, alla frammentazione dello spazio sovietico che ha relegato la periferia russa a un ruolo decisamente minore. Quindi i due vincitori sicuramente sono stati l'America e la Cina. In una prospettiva più di medio periodo, direi la Cina più dell'America, perché in fondo l'America partecipava e traeva vantaggio dal sistema bipolare che le permetteva anzitutto di legittimare in maniera molto solida e concreta la propria presenza in Europa, cioè nel continente ancora oggi, a mio avviso, decisivo sul pianeta. Proprio la minaccia sovietica era il motivo per cui alla fine tedeschi, francesi, italiani e quanti altri, tutto sommato, non solo accettavano la presenza statunitense, ma addirittura la desideravano. Dalla fine dell'Unione Sovietica è venuto a mancare il motivo principale che poteva legittimare la presenza americana in Europa. E quindi l'America è costretta a enfatizzare la minaccia russa con esiti propagandistici dubbi, visto che nel frattempo i russi che 30 anni fa erano a Berlino sono arroccati a Sebastopoli, non proprio un avanzamento imperiale e per lo più possiamo dire che appaiono in crisi un po' in tutta l'area intermedia fra lo spazio NATO e la Russia stessa. Mi riferisco anche alla Bielorussia, per esempio. Questo significa per gli americani da una parte una sovraesposizione, perché si devono accollare non mezza Europa, anzi la fetta migliore dell'Europa dal punto di vista della ricchezza, dell'ordine, del rango della storia, come era certamente l'Europa occidentale, quella delle grandi capitali europee, da Madrid a Parigi, da Londra a Roma, da Berlino a Vienna, mentre l'altra metà di Europa, quella più povera e più difficile da gestire, e certamente russofobica, era assegnata
alla difficile protezione, tra virgolette, sovietica, che infatti ha finito per non solo sovvertire l'impero sovietico, ma la stessa Unione Sovietica. Il tentativo di Gorbaciov di salvare l'Unione Sovietica, sostanzialmente liberandosi della zavorra imperiale, è stato completamente fallimentare, un po' perché tardivo, un po' perché mal gestito, ma certamente il modo in cui l'Unione Sovietica ha ceduto, per esempio sull'unificazione tedesca, aveva già inevitabilmente segnato la fine non solo dell'impero ma della stessa Unione Sovietica. Quindi probabilmente in una visione storica prospettica, il 1991, la fine dell'Unione Sovietica, segnerà contemporaneamente una crisi profonda della potenza russa, una crisi relativa di quella americana e un vantaggio notevole per la Cina, che manifesta ormai ambizioni planetarie. Per comprendere la rilevanza del crollo dell'Unione Sovietica, occorre riflettere sul fatto che essa si era costituita dopo la Prima Guerra Mondiale. La rivoluzione russa fu il frutto della grande Prima Guerra Mondiale e si trattò di fatto di una rivolta contro la guerra che si unì con quella mobilitazione possente che durava sostanzialmente fin dal 1905 con la classe operaia russa. La saldatura tra gli operai che non volevano più subire lo sfruttamento terribile dello zarismo in fabbrica si unì alla protesta degli operai che non volevano più subire lo sfruttamento sulle trincee dell'imperialismo russo. I libri di Dominique Leven sull'entrata della Russia zarista nella Prima Guerra Mondiale bene disvelano questa dialettica. Ma il crollo dell'Unione Sovietica non a caso si verificò quando l'espansione del suo impero militare, che si realizzò soprattutto dopo la vittoria conseguita grazie all'alleanza antifascista tra Inghilterra, Stati Uniti in primis e Unione Sovietica contro il fascismo ed il nazismo, potenziò al massimo l'impero sovietico che venne costituendosi dopo la Seconda Guerra Mondiale e, a differenza dell'impero che l'aveva preceduto, che era l'impero d'Austria-Ungheria, che fu dissolto dalle massonerie franco-inglesi, come dimostra molto bene il libro di François Feytaud, grazie alla sconfitta che essa fu determinata della Prima Guerra Mondiale, lanciando nel mondo il principio di nazionalità e determinando quindi quella confusione monetaria e quella confusione nazionalistica creata anche dal principio nazionale di Wilson, a cui gli Stati Uniti non riconobbero nessuna autorevolezza rifiutando i trattati che erano usciti da Versailles. Ebbene, l'Unione Sovietica era divenuta, come la definì meravigliosamente John Dibbs, grande studioso australiano del suo regime agricolo collettivista, ma soprattutto dell'URSS, come superpotenza incompiuta, come le definiva, cioè una grande potenza che aveva costruito un impero militare che poggiava però su una fragilità economica impressionante, un po' quello a cui assistiamo oggi quando studiamo la Cina o quando alcuni si fanno incantare del soft power cinese e che fa dimenticare che già nel 1912, l'ultimo anno di esistenza della dinastia Ming, il prodotto interno lordo della Cina era superiore a quello della Germania e dell'Inghilterra messi assieme e secondo solo agli Stati Uniti. Ma queste sono bazzecole per gli ignoranti di oggi. Ma veniamo al dunque, perché crolla l'Unione Sovietica? Beh, crolla perché la sua espansione è stata un'espansione eminentemente militare e ha non a caso il suo culmine, è vero, inebriati dopo la vittoria del Vienna, che è una vittoria sostanzialmente del comunismo cinese e vietnamita, il comunismo vietnamita che si confronta con gli Stati Uniti e dà una sorta di avvisaglia alla Cina, perché si guardi bene dal tentare quello che aveva tentato già con la guerra di Corea, che poi il punto finale doveva essere l'occupazione cinese del Vietnam. Ma in ogni caso l'Unione Sovietica, che si era impegnata più del capitalismo di Stato cinese nella difesa del Vietnam contro l'imperialismo americano, non può poi non espandersi e finire anch'essa nel grande gioco afghano.
il finire nel grande gioco afghano segnerà la sua sconfitta, perché vi sarà una sconfitta militare e soprattutto ci sarà una divisione dell'establishment della burocrazia sovietica, cioè dei costruttori di quello che era stato lo Stato operaio degenerato fino al periodo di Trotsky, e poi dopo era diventato il capitalismo monopolistico di Stato a dittatura burocratica nel periodo staliniano e anche khrushchevian. Chi capì perfettamente cosa stava accadendo fu Palmiro Togliatti nel suo Memoriale di Yalta del 1964, che era naturalmente rivolto quel memoriale a superare il conflitto tra Unione Sovietica e Cina, ma in primo luogo era rivolto ad una meditazione sul fatto che bisognava proseguire rapidamente sulle riforme che nell'era khrushchevian ci si era illusi che si fossero inverate rapidamente. Quando il principio nazionale risorse nelle terre dell'impero europeo e l'Unione Sovietica continuò a pensare di risolvere questi conflitti solo su mano militari e non con il rinnovamento e con quella che poi dopo Gorbaciov definì la glasnost, naturalmente la sconfitta militare in Afghanistan, la prima volta che l'Armata Rossa dopo la Seconda Guerra Mondiale veniva sconfitta, determinò quello che si chiamò il crollo dell'Unione Sovietica, che iniziò non a caso, come aveva benissimo previsto Hélène Kaverdankos, la cara amica che aveva previsto che tutto ciò sarebbe avvenuto contro tutti coloro che studiavano l'Unione Sovietica. Allora bisogna dire che nessuno prevedeva il crollo, però è avvenuto proprio ai margini dell'impero e questo ha trascinato l'impero. Naturalmente le cose poi dopo assunsero una piega catastrofica quando il crollo dell'Unione Sovietica culminò con il non rispetto da parte degli Stati Uniti dell'accordo informale che Gorbaciov e Reagan avevano assunto nei loro colloqui privati, come sono documentati dalla memoria di entrambi di questi leader. Qual era il fatto? Che l'ex Unione Sovietica, la Russia, non avrebbe dovuto essere circondata da nazioni che avrebbero aderito tanto alla NATO quanto all'Unione Europea. E fu quello che invece successe, senza che si lavorasse per ricreare un entente cordiale o un nuovo patto di Yalta o un nuovo patto di Versailles. Insomma, è come se caduto Napoleone le grandi potenze avessero infierito sulla Francia e l'avessero ferita a morte, cosa che non accadde perché l'equilibrio europeo aveva bisogno di una Francia orleanista, ma non della distruzione della Francia. Invece con l'ex Unione Sovietica, con la Russia, si tentò e si tenta ancora oggi di fare questo. Naturalmente questo che cosa fa? Non fa che rafforzare le spinte della Russia, ormai invasa da quello che Kaganov ha definito la paura dell'isolamento, e quindi queste punte in avanti che il ministro Lavrov, con la sua suprema intelligenza cresciuta alla scuola di Primakov, elabora sia in Medio Oriente sia sostanzialmente per rimanere con un piede nel mare Atlantico caldo del Mediterraneo, né senza togliere il piede che attraverso Vladivostok tengono verso l'Oceano Indiano. È uno sforzo però terribile che non fa che altro, vista la stupidità nordamericana, l'abbandono dei principi del realismo in diplomazia che ha invaso ormai l'establishment degli Stati Uniti, questi una sorta di delirio bipartisan fondata sulla cosiddetta teoria dei diritti umani, che non so che cosa sia, mentre so cosa sono i diritti della persona sanciti dalla Costituzione, che fa sì pericolosamente che la Russia si avvicini sempre più al capitalismo burocratico, monopolistico, di Stato terroristico cinese, la saldatura di una semidittatura come quella della Russia putiniana e di questo mostro asiatico che è il capitalismo monopolistico di Stato cinese non può che portare sventura non solo al mondo occidentale ma a tutta l'umanità. Quindi le cose non vanno come dovrebbero andare e le speranze che avevano sia Gorbaciov che Reagan quando si strinsero la mano sono andate purtroppo deluse.